Dark Souls è una delle mie serie di videogiochi preferite di sempre. È da ormai 7 anni che cerco di portare questi giochi sul canale, ma fino adesso non sono mai stato soddisfatto del contenuto che sono andato a creare. Quindi, in preparazione di Elden Ring, il gioco che aspetto di più in assoluto al 2022, nonostante tutte le altre mega release che ci saranno durante quell'anno, voglio provare un'ultima volta ad approcciarmi a Dark Souls qua su YouTube, con l'unico gioco che non ho mai provato a portare sul canale, ovvero Dark Souls 1. In molti mi avete sempre fatto i complimenti perché sono riuscito a farvi appassionare a giochi che precedentemente non conoscevate. Me l'avete detto per Hollow Knight, me l'avete detto per Kingdom Hearts, cavolo, anche per Persona 5 c'era un video da letteralmente 1 ora e 40. Quindi spero di riuscire a farcela di nuovo con Dark Souls, che rappresenta per me il più difficile e contemporaneamente anche il più importante. Tra l'altro, al momento attuale non so ancora se porteremo Dark Souls 2, 3 e gli altri giochi di From Software sul canale. Non ne sono ancora sicuro. Tutto questo dipenderà da come andrà questa serie, se vi piacerà e, ancora più importante, se finalmente piacerà anche a me. Quindi, nonostante sia molto teso con questo inizio, iniziamo finalmente Dark Souls 1. Allora, creazione del personaggio. Non penso di fare come alcune volte faccio un nome di un personaggio assurdo, tipo Sgnappagnego. Credo che lo chiameremo in modo normale, lo chiameremo semplicemente Gravier. Mio nome, nome del canale e tutto, quindi mi sembra sensato. E penso di voler fare per la prima volta un personaggio donna, perché non ho mai fatto un personaggio femmina su Dark Souls 1. Principalmente perché la creazione del personaggio è abbastanza orribile in Dark Souls 1, però vediamo che cosa ne esce. Ora dobbiamo scegliere la classe: guerriero, cavaliere, viandante, ladro, bandito, cacciatore, stregone, piromante, chierico e discriminato. Qua abbiamo un sacco di opzioni per fare classi differenti, e tra l'altro ogni classe è accompagnata pure da una descrizione, tipo lo stregone della scuola del drago di Vinheim, lancia stregoneria, oppure chierico pellegrino, impugna una mazza e usa miracoli curativi. Nulla è troppo importante, ma io andrei discriminato, perché discriminato è praticamente una tela bianca su cui possiamo fare qualsiasi cosa. Partiamo a livello 6 con ogni singola caratteristica a livello 11. Secondo me discriminato è una buona classe per iniziare il gioco. Poi bisogna scegliere il dono. Il dono è una cosa che ho sempre trovato strana in Dark Souls, ma all'inizio del gioco puoi scegliere un dono con cui iniziare: benedizione divina, bomba incendiaria oscura, umanità gemelle, binocolo, pendente, chiave universale, anello tribale e anello della strega. Per un po' di tempo avevo un dubbio su cosa prendere come dono iniziale, ma penso che alla fine probabilmente la cosa migliore sarebbe la chiave universale, in quanto la chiave universale permette appunto di aprire tutte le serrature base. In questo modo, anche se non penso che faremo un ordine troppo strano con il gioco, possiamo aprire un sacco di serrature base che comunque ci renderebbero l'esplorazione più godibile, secondo me. Quindi chiave universale, secondo me, è giusto. Fisico, e qua si passa alla creazione del personaggio. Adesso cercherò di creare un personaggio con un'estetica vagamente umana, ma sarà difficile. E tra l'altro qua abbiamo pure tutte le descrizioni di varie regioni del mondo da cui possiamo provenire. Tipo il festoso di Katarina, tratti giovanili di Katarina, nota per la festività e le bevande. E poi c'è anche Karim, Zena e un sacco di altri posti, Astora anche. Io andrei di... non lo so. Cerco di creare un essere umano se ci riesco. Ci provo. Mi sa che questo è il massimo che riesco a fare come faccia umana. Non è troppo male, ma non è neanche incredibile. Purtroppo è difficile creare qualcosa di veramente buono con questo sistema di creazione del personaggio. Ma ci accontentiamo. Discriminato, chiave universale, femmina. Penso che possiamo iniziare. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame.
first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Eccoci finalmente qua. Mamma mia, quante cose vengono dette durante questa intro e cutscene iniziale. Poi si parlerà di tutto, poi si parlerà di tutto. In ogni caso però, noi per quanto abbiamo fatto la cazzone del personaggio, non siamo in bellissime condizioni. E quel cavaliere ci ha lasciato cadere nella nostra cella la chiave della cella nei sotterranei. Chiave dei sotterranei del rifugio dei non morti settentrionale. Senza dire una parola, un misterioso cavaliere lasciò un cadavere nella cella. E questi aveva addosso questa chiave. Chi era quel cavaliere? Qual era il suo obiettivo? Anche senza risposta bisogna comunque proseguire. Allora, da quello che possiamo già capire comunque dalla intro è che noi siamo qua, possiamo uscire dalla cella, come non morto, nel rifugio dei non morti, e siamo praticamente rinchiusi in questa zona qua del mondo. Qua per terra ci sono dei tutorial che ti dicono come funziona il gioco, ma quindi lo sappiamo. Però vediamo che è un rifugio pieno proprio di non morti. Ogni singola persona qua dentro è un non morto esattamente come noi, che vengono rinchiusi in questa prigione da delle guardie
senza alcun dubbio che ci intimidiscono parecchio, perché a morto siamo nudi con una spada completamente spezzata e non possiamo fare nient'altro. Tra l'altro, inizio subito a dire questa cosa qua, ma durante questa serie voglio parlare di lore. Io non sono un esperto massimo dell'argomento e non so ogni singola cosa, ma nell'ultimo periodo, anche in preparazione di questa serie, mi sono studiato delle cose in più su come funziona il mondo di Dark Souls e tutto. E ho finalmente capito, dopo anni e anni che gioco questi giochi qua, qualcosina in più su come funziona esattamente la storia e la lore di questo gioco. E quindi spero di riuscire anche a chiarire un po' di quelle cose che per me sono state molto a lungo un po' confusionarie. E qua abbiamo il nostro primo falò. Il falò è stato acceso. Come vedete abbiamo ricevuto anche l'achievement, perché questa qua è la prima volta che gioco Dark Souls Remastered per PS5. Ho già giocato Dark Souls diverse volte, l'ho giocato anche per Switch, la Remastered per Switch. Ho giocato anche la versione originale per PS3. Ma non tocco Dark Souls 1 da 4 anni quasi probabilmente. E l'ho voluto prendere appunto per PS5, sia per avere i caricamenti veloci, ma anche perché possiamo vedere meglio i dettagli delle cose. Tipo queste statue che sono orribili. Non me ne ricordavo queste statue così orribili. Oh mio Dio, cosa sono? Mio Dio. È un pochino un incubo. Quindi è la prima volta che giocherò il gioco almeno in questo modo qua. Ci potrebbe essere forse qualche sorpresa anche per me. In ogni caso però per il momento non sappiamo ancora molto. Sappiamo soltanto che siamo di non morti in questo rifugio e stiamo cercando di scappare grazie a quel cavaliere che ci ha lanciato dentro il cadavere. E noi in momento attuale non possiamo fare molto, soprattutto perché c'è il demone del rifugio. Mi ha preso comunque. Demone del rifugio, salve. Quanto ti faccio danno? 2 di danno. 2 di danno non mi sembra una buona idea. 2 di danno non mi sembra una buona idea. Scappa. Ehi, tecnicamente a forza di 2 di danno potevamo sconfiggere, ma non mi sembra una buona idea. Non abbiamo niente per cui combattere al momento attuale. Possiamo soltanto scappare. Non possiamo fare assolutamente nulla. E qua c'è un altro falò, che il falò rappresenta il checkpoint all'interno del gioco, nel quale ci possiamo anche curare, riposare e in futuro fare anche altra roba. E tra l'altro penso che spiegherò molte cose anche standard che per molte persone saranno ovvie, ma nel caso in cui qualcuno stia vedendo questa serie per la prima volta e non sa assolutamente niente di Dark Souls e quello che rappresentano questi giochi, voglio comunque dare tutte le informazioni possibili. Quindi se andrò a dire delle cose molto ovvie per alcune persone, ci sta. Ad esempio, questi messaggi per terra sono appunto messaggi di tutorial del gioco, ma possono anche essere lasciati da altri giocatori online con dei consigli o comunque delle informazioni che possono aiutare il giocatore. E questo qua ci sta lanciando contro delle frecce, solo che non possiamo fare molto senza un'arma, e la nostra arma la prendiamo qua. Mazza semplice. Questo è tutto il nostro equipaggiamento da discriminato. Una mazza e uno scudo. Non abbiamo armatura, non abbiamo nient'altro. Abbiamo uno scudo anche abbastanza schifoso. La mazza non fa troppo schifo. Ci sono armi peggiori nel gioco, onestamente. Però ce ne sono anche di migliori, senza alcun dubbio. Una porta di nebbia, che semplicemente dividono le varie aree del gioco. Credo servissero in passato anche per caricare meglio le aree, ma non penso che sarà un problema su PS5. Vediamo là sopra già oggetti che non possiamo raggiungere. E vediamo qua in fondo anche un messaggio. Splendida visuale. Beh, non posso che concordare. Grazie community di Dark Souls. Però in ogni caso, tornando anche al discorso di prima, uno dei motivi del perché ho sempre trovato la lore di Dark Souls molto complessa, a differenza di quella di Hollow Knight, che comunque abbiamo giocato in passato sul canale, o anche Kingdom Hearts, che è molto contorta e di sicuro parecchio strana, è perché la lore di Dark Souls è molto più filosofica, a mio parere. Nel senso che molto spesso simbolismi e la filosofia che va a creare il mondo sono parte integrante della narrazione della storia e sono parte integrante del perché avvengono determinate cose e succedono determinati eventi. Che secondo me rende più complessa una lore del genere rispetto a una lore di Hollow Knight, che è più storica, è più enciclopedica quella di Hollow Knight. È più che altro una sequenza di eventi con causa e effetto. Qua c'è anche quello, ma ci sono anche delle cose che sono secondo me appunto più difficili da comprendere a causa di questi simbolismi e filosofia del mondo varia. Il gioco lo conosco, quindi queste cose qua le porto a scansare. E qua dentro il cavaliere che ci ha aiutato. Oh, you. You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Io e te siamo entrambi non morti, quindi neanche lui. Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum,
maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. E scritta Estus. Oh, and this. Chiave numero 2 dei rifugi non morti. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Allora, qua abbiamo già ricevuto diverse informazioni e credo che sia il momento di già metterci a leggere delle cose. L'episodio di oggi secondo me sarà particolarmente lento perché penso che sia importante comunque mettere le basi su quello che sarà tutto Dark Souls 1. Quindi una cosa che secondo me ci aiuterà a comprendere il tutto è il segno scuro. Perché noi abbiamo un segno scuro, ne abbiamo sentito parlare pure durante la cazzo iniziale, durante la intro, però se lo leggiamo, il segno scuro indica un non morto maledetto. Coloro marchiati da esso ritorneranno in vita dopo essere morti, ma un giorno perderanno il senno e diventeranno esseri vuoti. La morte attiva il segno scuro, il quale riporta il suo portatore all'ultimo falò in cui ha riposato, ma al prezzo di tutta l'umanità e tutte le anime. La seconda parte è più a livello di gameplay, perché se lo utilizziamo possiamo tornare all'ultimo checkpoint utilizzato, l'ultimo falò utilizzato, perdendo però tutti i nostri anime e soldi che abbiamo a disposizione. Che è praticamente un fail safe del gioco per fare in modo che nel caso tu finisca per essere softlockato, puoi comunque uscire senza dover buttare la partita. Però come dice qua, è il segno scuro che marchia tutti i non morti. Permette appunto ai non morti di poter tornare in vita, ma prima o poi un giorno perderanno il senno e diventeranno esseri vuoti. Ha parlato anche lui di esseri vuoti e roba simile, perché appunto più muori e più perdi anime e umanità, a un certo punto finisce per diventare appunto un essere vuoto, senza senno e senza controllo. Quindi è per questo che ha detto per fortuna che hai ancora un senno, perché se fossimo stati un essere vuoto non avremmo neanche capito che quella che ci ha lanciato è una chiave né niente del genere. E tra l'altro ci ha passato la sua missione, quella tramandata per generazioni nella sua famiglia, ovvero quella di viaggiare e fare un esodo dal rifugio dei non morti fino all'antica terra dei Lord, nella quale dobbiamo suonare una campana per cercare appunto di risolvere questo problema del marchio dei non morti, del segno scuro, e vedere come ci possiamo salvare da questa maledizione a cui siamo collegati al momento attuale. Vi dico, sono molte cose già quelle che abbiamo visto finora e ogni singola cosa nel gioco renderà complesso comprendere quello che andrà a succedere, perché tutti parlano abbastanza in indovinelli e in modo molto arcaico, quindi le cose non sono molto comprensibili. E si inizia il gioco con un parry. Nice! Di questo sono contento. E tra l'altro, lui stava per morire, e non a caso, appena lasciamo la sua stanza, lui letteralmente è morto. Quindi possiamo stato ringraziarlo di averci dato la chiave, che ci permetterà di andare avanti, che è la seconda chiave del rifugio dei non morti. Il rifugio dei non morti è un'enorme prigione per non morti, suddivisa da numerose sbarre di ferro. Anche se un non morto dovesse fuggire da una cella, non sarebbe facile raggiungere il mondo esterno. Perché appunto questo, come abbiamo visto, e ovviamente è una prigione per i non morti, per bloccarli qua dentro per qualche ragione, è anche difficile lasciare questo posto perché siamo letteralmente in cima alla montagna, in mezzo a una catena montuosa, nel mezzo del nulla. Quindi è difficile lasciare questo posto principalmente perché attorno a noi non c'è niente. Anche se riuscissimo a scappare da qua, è difficile andare da qualsiasi altra parte perché attorno a noi c'è soltanto precipizi, neve e montagne scalabili a mani nude. Quindi è per questo che è impossibile lasciare il rifugio dei non morti. Però noi possiamo comunque tentare di cercare di raggiungere... Ah, questo era un... non era così male come Perry tecnicamente. Questo non era neanche bellissimo da vedere, però ha funzionato, quindi non mi lamento. E qui abbiamo un'altra porta, che però in questa casa è chiusa. L'unica direzione che possiamo prendere al momento attuale è la parete di nebbia che troviamo qua dietro. Quindi, non prendiamoci in chiacchiere. Salve, sono tornato! Adesso sì che facciamo danni! Ora sì che facciamo danni! Demone del rifugio! Sono qua per la mia rivincita. Sono qua per la mia rivincita, demone del rifugio. Devo sconfiggere te per lasciare il rifugio. No. Calmo. Non è per niente complesso. So che c'è molto la cosa che i giochi di Dark Souls sono veramente complessi. Io ovviamente lo sono. Però se si ha un po' di dimestichezza su questo genere di giochi e sa come funzionano, onestamente Dark Souls 1 è
incredibilmente semplice per la maggior parte del tempo. Poi ci sono delle sfide che sono effettivamente complesse, ma per la maggior parte del tempo è effettivamente davvero semplice. Qua ci ricolleghiamo alla zona di prima dove c'era il falò, perché adesso la porta si è aperta, ma la boss fight ci ha dato la chiave del pellegrino, chiave della porta interna della sala principale del rifugio dei non morti. Grossa chiave appartenente a un pellegrino prescelto dei non morti. Tuttavia, questo non morto prescelto non sa cosa lo attende nel suo pellegrinaggio. Noi con questa chiave possiamo aprire finalmente la porta principale del rifugio dei non morti e uscire da qua. Solo che, di nuovo, siamo nel bel mezzo di nulla. Non abbiamo molte opzioni qua. E se vedete anche delle macchie di sangue per terra, sono delle macchie di sangue che rappresentano come sono morti altri giocatori online. Quindi se le vediamo in giro per la mappa, non vi preoccupate, sono normali da vedere ed è normale come cosa. Come vedremo molto spesso questi messaggi, vedremo molto spesso anche le macchie. E potremo vedere anche alcune volte i, per brevi momenti, dei fantasmi di altri giocatori online. Quindi se li vedete e vi chiedete cosa sono, sono appunto quelle. Sono funzioni online di questo gioco qua, che ho sempre molto apprezzato perché è un online asincrono che è per me davvero molto una figata. E noi, tipo lui, esatto. Trovato. Stavo cercando qualcuno come esempio e finalmente l'ho trovato. E noi qua siamo fuori dal rifugio. Siamo scappati. Ed è arrivato il momento di lasciarlo. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Santuario del legame del fuoco. In Lordran aumenta di livello e ravviva la fiamma al falò. Ed eccoci qua a Lordran. Non è stato così difficile lasciare i rifugi dei non morti, no? È servito un corvo gigante, però ce l'abbiamo fatta. Penso che per iniziare sia ottimo controllare bene il santuario del legame del fuoco e parlare di un paio di cosette. Come ho detto, questo è un episodio introduttivo, bisogna parlare di un po' di cose. Noi adesso che siamo a Lordran, qua ai falò possiamo anche tornare umani, ravvivare la fiamma e avanzare di livello. Noi là in basso a destra abbiamo un sacco di anime che abbiamo ottenuto sconfiggendo il demone del rifugio e possiamo appunto utilizzare le anime che abbiamo guadagnato per salire di livello e potenziare delle statistiche. Al momento non lo facciamo, che potrebbero servire comunque per altro. E noi adesso ci troviamo appunto a Lordran, il nome della terra degli antichi lord, che ci diceva di raggiungere il cavaliere che abbiamo incontrato prima. Che se non sbaglio non ci ha detto il suo nome. Possiamo controllare un secondo qua al santuario perché abbiamo delle persone anche con cui parlare. Tipo lui. Prima NPC che incontriamo praticamente. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Come è stato detto, noi siamo stati un non morto prescelto e scelto per venire qua a Lordran per compiere uno scopo più grande. Ci aveva menzionato anche il cavaliere che dobbiamo suonare delle campane e lui ce l'ha descritto in modo migliore. Dobbiamo andare più in alto alla chiesa dei non morti per suonare una campana e molto molto più basso nella città infame per suonare la seconda campana che ci permetterà di fare qualcosa. Però si vede che non siamo neanche gli unici che sono stati scelti per venire qua a Lordran come non morti. Anche altri sono stati portati qua per compiere questo ruolo
ma probabilmente nessuno ci è mai riuscito. Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Siamo praticamente vuoti, anche perché c'avevamo questo aspetto. Tecnicamente, se noi utilizziamo un'umanità che ci ha dato prima il boss, ovvero questo oggetto qua, possiamo assorbirla e poi offrirla a un falò per riprendere forma umana e riavere il personaggio che abbiamo customizzato durante il menu di creazione del personaggio iniziale. Ma al momento attuale non credo che ci interessi. E tra l'altro l'umanità è un raro spiritello nero trovato sui cadaveri. Questo spiritello nero è chiamato umanità, ma si sa ben poco della sua vera natura. Se l'anima è la fonte di tutta la vita, qual è la distinzione con l'umanità che abbiamo dentro di noi? Questo mondo è ancora forse un po' troppo criptico per comprenderlo, però è uno degli oggetti più importanti del gioco. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Sono diversi modi quindi per tornare a essere umani. Al momento attuale noi rimaniamo in forma di non morto, penso. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Qualche informazione in più dove troveremo le campane. Purtroppo per raggiungere la chiesa dei non morti non abbiamo il montacarichi attivo e bisogna passare dal borgo dei non morti prima. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. Scusa! Scusa, ti lasciamo in pace allora. Non parlo più con te, vado a parlare con un'altra persona che apprezzerà di sicuro molto di più la mia compagnia. Ovvero questo personaggio qua sotto. Nessuna risposta e non può parlare. Potenzia fischietta Estus, parla e esci. Allora, qua secondo me è un buon momento anche per leggere la fiaschetta Estus, che prima non l'avevo letta, che i non morti bramano queste fiaschette verdi. Riempile di Estus ai falò. Le fiaschette Estus sono collegate alle guardiane del fuoco. Dai racconti oscuri, una fiala dall'anima della guardiana. Ella vive per preservare la fiamma e morirebbe pur di proteggerla. Quindi i vari falò in giro per la mappa sono appunto dei falò che molto spesso non sono protetti, ma ci sono dei falò specifici che sono protetti da una guardiana del fuoco, il cui unico obiettivo nella vita è quello semplicemente di proteggere la fiamma e fare in modo che essa non si spenga. E tra l'altro, se riparliamo anche con lei, mi sono dimenticato, se clicchiamo questo, hai bisogno dell'anima di guardiana per potenziare la fiaschetta Estus. Per potenziare le fiaschette Estus e avere delle fiaschette più potenti, ci serve un'anima di una guardiana del fuoco da dare a lei, che ci permetterà di appunto potenziare in qualche modo le nostre fiaschette. Che è una cosa comunque molto importante da tenere a mente. Adesso però, controlliamo un secondo le varie cose che abbiamo da fare qua al Santuario del Legame del Fuoco. Santuario del Legame del Fuoco, importante come nome, ma al momento attuale sembra soltanto una rovina di un santuario che probabilmente in passato aveva uno scopo e aveva una certa importanza. Però prima di fare qualsiasi altra cosa, che intanto c'avevo ancora un paio di cose da fare qua dentro e non voglio di sicuro perderle, voglio prendere un paio di oggetti e segretini che ci sono qua dentro, perché comunque per iniziare il gioco ogni singola cosa può al 100% tornare inutile. Tipo questo oggetto qua dietro, che se non sbaglio potrebbe anche darci una migliore idea su come funziona il tutto. Anima di non morto perduto, esattamente quello che speravo fosse. Anima di un morto perduto divenuto da tempo un essere vuoto, usata per acquisire anime. Le anime sono la fonte di tutta la vita, e non morti ed esseri vuoti continuano a bramarle. Le anime sono esattamente quello che otteniamo sconfiggendo nemici, servono anche per salire di livello e in futuro utilizzeremo anche per commerciare comunque con altri NPC, per comprare oggetti e roba del genere. Perché appunto le anime in questo caso rappresentano letteralmente la vita e letteralmente l'energia vitale delle creature di questo mondo. Cosa che in un mondo in cui tutti i non morti sono marchiati da un segno scuro che gli porta alla follia e alla vuotezza, avere delle anime probabilmente può di sicuro aiutare in questo processo qua. E tra l'altro, se rileggiamo l'umanità,
Ti ricordo che la descrizione dell'umanità è: se l'anima è la fonte di tutta la vita, qual è la distinzione con l'umanità che abbiamo dentro di noi? Perché noi dentro di noi possiamo avere anche l'umanità. Ma quindi cos'è l'umanità rispetto all'anima? E perché sono due cose differenti? Quello si vedrà comunque, va bene, in futuro. Sarà una di quelle cose di cui parleremo letteralmente fino a Dark Souls 3, se ci arriveremo a Dark Souls 3. Fino a Dark Souls 3 ci sono cose a riguardo e comunque sono importanti tecnicamente. Bombe incendiarie! Ehi, bombe. Bombe da lanciare su dei nemici. Se troviamo dei nemici che sono deboli al fuoco, può tornare al 100% utile. E tra l'altro, se andiamo qua sopra, dovremo incontrare anche lui. Secondo o terzo NPC qua al santuario. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Petrus di Thoroland. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Moneta di rame. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Sì. Very well. Then first, a covenant with the gods. Abbandonare la tua patto e unirti a questo? Sì. Patto della Via Bianca. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Allora, possiamo fare diverse cose adesso con lui. Possiamo apprendere gesti, che sono le emote che puoi fare all'interno del gioco. Possiamo di nuovo stringere il patto. Possiamo comprare oggetti a lui, che ci vende appunto sia miracoli, sia i talismani per fare suddetti miracoli. Ad esempio, il talismano, se leggiamo la descrizione, è tramite per lanciare miracoli degli dèi. Talismano comune assegnato ai credenti. E poi c'è anche il talismano di Thoroland, la terra da cui lui è proveniente. Questo talismano viene assegnato soltanto ai chierici di alto rango di Thorolund o Thoroland. Ha un buon allineamento di miracoli e grazie alla protezione divina non dipende dalla fede. Quindi Thoroland come terra di sicuro è strettamente collegata comunque ai miracoli e la fede. E qua abbiamo pure descrizioni di tutte le miracoli che ci permette di comprare. Guarigione migliorata, ritorno, forza, guida e guarisci. Penso che la più importante, perché possiamo già parlare dell'argomento, tanto siamo qua, quindi perché no? La più importante descrizione credo sia quella di guarisci. Per lanciare un miracolo, l'incantatore apprende un racconto sugli dèi e recita una preghiera affinché venga illuminato dalle loro rivelazioni. La guarigione è il racconto miracoloso più breve. In poche parole, i miracoli, per come funziona, che secondo me è una cosa carina da sapere, sono appunto dei miracoli che vai a creare e a realizzare quando vai a raccontare storie sugli dèi che vengono appunto scritte su queste pergamene qua e permettono di sfruttare i poteri degli dèi per realizzare miracoli. Quelle che compriamo sono appunto pergamene su cui sono scritte storie divine, storie di fede, storie di argomenti del genere, che permettono appunto di avere determinati poteri. Secondo me un'altra carina è Ritorno. Torna all'ultimo falò utilizzato per riposare. Normalmente collegherebbe la propria patria, ma la maledizione dei non morti ne ha distrutto i poteri, indirizzando l'incantatore a un falò. Che sia la patria dei non morti? Carina come cosa, perché appunto anche miracoli del genere erano stati creati inizialmente, tantissimo tempo fa, chiaramente, però con anche i non morti e la maledizione e comunque tutte le cose sono cambiate, anche il potere di miracoli può cambiare con con il passare del tempo. Tipo Ritorno, che invece di portarti alla tua patria di origine ti porta al falò. E non voglio comprare nulla per il momento, ma posso parlare con lui. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. Milady e i suoi guerrieri. E lui sta aspettando loro. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Ah, classica chiesa che chiede i soldi per roba, va bene. Ti do 600 anime per sapere informazioni. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted
magnificent power. Quindi l'obiettivo di lui e della Milady e degli altri chierici non morti, perché loro sono tutti chierici non morti a questo punto qua, è quello di venire qua a Lordran per ritrovare l'ascensione, questo rituale particolare che permette di potenziare i falò e sfruttare l'umanità per rendere la fiamma più potente. Loro sono in cerca di quello, che è una cosa interessante. Penso che abbiamo finito adesso le informazioni che abbiamo con Petrus e possiamo smettere adesso di parlare con lui. Non ti preoccupare, non ho molto, molta fede perché sono un discriminato e ho in generale poche statistiche per fare qualsiasi cosa nel gioco. Però comunque, già informazioni importanti. Parleremo di sicuro molto spesso di chierici, di quello che rappresentano. Qua c'è vuoto cosmico e di un sacco comunque di cose differenti durante questa serie qua. Anima di non morto perduto, nice. Ovviamente ci sono troppe cose in questo gioco qua. Non penso che potremmo letteralmente spiegare ogni singola cosa di tutto Dark Souls in modo enciclopedico, incredibile, perché non c'è modo. Non puoi neanche fare tutto in una singola run, dovresti farlo in più run differenti del gioco, perché letteralmente non puoi fare tutto in un colpo solo. Però in realtà non è un vuoto cosmico, è semplicemente un piccolo drop di cui non vedi mai il fondo. E qui dietro ci sono dei segreti, sono, se non sbaglio, 3 o 4 scrigni dai quali possiamo ottenere degli oggetti che potrebbero tornare comunque utili. Globo inclinato occhio rosso, questo non mi interessa molto a momento attuale. Abbiamo qua mazza creata talismano, così non li ho dovuti comprare da Petrus il talismano. Osso del ritorno, questi non sono per niente male, sono interessanti senza alcun dubbio. E abbiamo anche talismano di Lloyd. Talismano di Lloyd, anche questo qua è interessante. Ora però non possiamo tornare indietro, possiamo soltanto scendere da qua, che è il cimitero qua dietro al santuario delle gambe del fuoco. Solo che ci sono loro, il che non è il massimo. Ok, sono gli scheletri che sono tostini per essere a inizio gioco letteralmente dietro la zona iniziale. Noi tra l'altro, giocando a Dark Souls 1, visto che Dark Souls 1 è un gioco del genere, potremmo anche decidere di fare comunque le cose in un ordine particolare. Oh mio Dio, calmi, calmi, calmi. Andata parecchio male. Visto che Dark Souls 1 è un gioco molto aperto, in realtà non abbiamo semplicemente una singola strada per andare avanti nel gioco. Potremmo andare o avanti di qua nella zona degli scheletri, ma come vedete sono leggermente forti e ci farebbero parecchio male se andiamo avanti in questa direzione qua. Potremmo andare avanti là vicino a la donna che è rinchiusa sotto il falò. Là sotto c'è anche un passaggio per andare avanti. O possiamo seguire le direzioni che ci ha dato appunto il cavaliere con cui abbiamo parlato prima, che ci diceva di andare verso il borgo dei non morti per raggiungere poi la chiesa dei non morti. E noi molto probabilmente prenderemo quella strada. Durante questa serie non so se faremo mai molte cose strane, fuori ordine, particolari. Penso che di sicuro capiterà, perché a me piace farlo nel gioco e penso che sarebbe divertente da fare. Ma contemporaneamente c'è comunque un vantaggio a fare le cose in modo normale, sia perché fai le cose in modo normale, sia perché è buono per capire comunque meglio la storia e la sequenza degli eventi. Non che cambia troppo, ma secondo me rende tutto più comprensibile, secondo me, seguire il borgo dei non morti e fare roba del genere. Poi potrei cambiare idea. Fatemi comunque sapere cosa ne pensate, cosa preferireste vedere in una serie del genere. Io e il mio obiettivo principale è quello di rendere tutto il più comprensibile possibile. Però io sto andando avanti un attimo di qua, nel cimitero, non perché voglio fare progressi, ma perché sono in cerca di un oggetto. Quello è uno scheletro gigante, io sono qua soltanto per un oggetto che è il binocolo. L'oggetto più importante di tutta la serie. Scappa. Qua è un buon passaggio. Sì, qua si può scappare, qua si può scappare. Qua c'è un altro scheletro. Lancia l'ata. Thank you. Già che c'era, l'ho presa, ero qua accanto, quindi perché non prenderla? Ora però non voglio andare avanti di qua, perché appunto questa zona qua è chiaramente difficile per noi. Siamo a livello base del gioco, abbiamo delle statistiche orribili. Non è in nessun modo una buona idea entrare qua dentro. Quindi lasciamo quella zona lì. Torniamo al falò, perché comunque il falò, se riposiamo a questi checkpoint qua, resetta pure i nemici della zona e li rimette nel punto di partenza. E ora abbiamo il binocolo. Voilà. Perché il binocolo ci servirà molto, soprattutto se la prossima nostra tappa è il borgo dei non morti.